Semifinali del Memorial Dario Fantauti. Ivan Bianchi alla bocciata contro Marco Merloni, quell'altra Roberto Forlimbergi e Gianni Marzoli. Primo 10 per Ivan Bianchi. Allora, per un po' Mauro Locchi, dopo di nuovo Valerio Alvisi. Buonasera a tutti. Naturalmente siamo arrivati alla stretta finale, naturalmente ci sono quattro giocatori di livello assoluto, come spesso, anzi sempre, capita nelle gare regionali, interregionali, nazionali, difficile vedere delle sorprese, ecco, a questo sì, punto del torneo. Quattro ottime prime categorie. Diciamo abbinati anche con giochi un po' diversi, c'è chi, in entrambi gli incontri c'è chi è più puntista e chi è più tiratore, diciamo. Certo, il Merloni qui appena inquadrato chiaramente non ha assolutamente bisogno di presentazioni, dopo che anche nelle tue dirette abbiamo visto dei tiri spettacolari fra Vigevano, Faenza, eccetera eccetera, insomma. Giocatori veramente che ha tutto biliardo, non ha uguali in Italia. Tra l'altro è venuto fuori da due partite un po' anche rocambolesche, se vogliamo, perché con Gioele Antolini ha rischiato, perché era sempre stato in buon vantaggio, poi ha avuto un calo, probabilmente fisico, probabilmente dovuto anche al caldo. Questa è una sala in cui il caldo comincia già a farsi sentire in questo periodo dell'anno, perché siamo, ricordiamo, in seminterrato, quindi naturalmente più caldo rispetto ad altri piani, e comunque dopo c'è stato il big match con Demetrio Sandroni, una partita vissuta sull'equilibrio, poi alla fine la spuntata, tanto fra l'altro biliardo di Gianni Marzoli. Potremmo dire anche leggermente fortunato, perché il tiro era più indirizzato sul pallino pieno che toccava sotto la rossa. Schiacciarlo, non esatto. Per portarlo di traversino verso. Però c'è un doppio bersaglio, chiaramente. Sì, ci può sta stare, tutto. Ci può stare, ci può stare. Vediamo che Merloni col punto a terra cerca un tiro di realizzo sulla bianca alta, calcettino, entra, ma entra troppo. Troppo. 2-10, Merloni imbocciata. Passata, pallino che passa largo, vediamo se scarica il 10. No, troppo rientro, quindi 10 pari. Fan Bianchi va di striscio e corto per risalire in copertura. Resta ben lontano dal pallino, evitare spiacevoli posizionamenti. Leggermente stretta, ma sufficiente a cambiare il punto, Marco Merloni. E anche i due sponde di prima, arrivare di misura nel pallino. Vediamo se riesce a coprire. Attenzione che
Intanto nell'altro biliardi, Roberto Forlimbergi boccia 10 e Pallini che si corre 2 sulle ripetite da 3. Mazzoli viene di 2 sponde strette, pela il pallino ma non realizza, e attenzione, intanto Marco Belloni va giù con l'ultima biglia, adesso siamo in regime di 2 contro 0. Vediamo se Vanbianchi tenterà, ecco, di arrivare veloce nel pallino per assicurarsi intanto il punto con la bianca bassa e poi valutare eventuali tiri di rimessa. Due sponde strette, abbastanza veloce, il tiro sembra ben indirizzato. Anche tiro obbligato, dobbiamo dire. Esatto. Adesso vediamo, c'è una rossa attaccabile dalla parte destra del biliardo, sinistra dello schermo. Ma vediamo se Vanbianchi si accontenterà dei 5. Guarda, non so se tirando via la rossa magari anche yacht di colore, quindi forse tirare a risalire sulla rossa bassa, questo è infatti l'obiettivo. La biglia è ben indirizzata, vediamo se c'è la forza. Marco Belloni concede yacht, 8 di colore, bel tiro, una fattura, dobbiamo dire. Bel tiro di Vanbianchi, sì. Intanto quel pallino sul biliardo laterale, vediamo Marzoli, scarica il rosso, 16 punti di precisione. Ivan Bianchi, 2 di seconda passata, filotto di terza, 10 punti. 28-10. Intanto Marzoli 34-16 con 2 rossi di calcio. Ottimo calcio di Forlimbergi che realizza 4 e si assicura il punto. Ancora un'altra biglia, ma col pallino al posto del rosso c'è poco da... Forse andrà per 2 palle. Ma il punto è bianco, quindi dovrebbe andare solamente a segnare. Dovrebbe essere così. Forlimbergi raccoglie il punto, quindi 22-34 e va in bocciata. Intanto attenzione, Ivan Bianchi non riesce a toccare la prova per l'accosto, adesso tira l'ultima, tenta di nuovo di aprire, di spostare una delle due bianche in modo che entri a sponda bassa dietro la rossa, così è. Intanto 8 per Roberto Forlimbergi e quindi si porta 30-34. Merloni va all'apertura. Apertura di Marco Merloni, anche controllata, passa un niente dal birillo e quel che è peggio. Biliardo che taglia tantissimo, chiude ancora di più il gioco. Sì, adesso sarà insidioso il tiro.
infatti rimpalla Meloni, forse due palle, esatto, due biglie addirittura, 31-10, attenzione, tentativo di mini fuga. Filotto della prima passata, 10 di seconda, attenzione al rientro, 41-10. E pallino laggiù in fondo. Ricordiamo che la mano di prima è sicuramente figlia della prima di Marco Merloni, assolutamente rivedibile. Sì, una prima biliardo che ha tagliato molto. Non benissimo, per usare un eufemismo, no? Non ha colpito le sue rosse, ha colpito la bianca esterna. Come prima biglia. La prima biglia è stata messa a Maluccio. Maluccio, esatto. E alla fine, questo sappiamo che è sicuramente uno svantaggio alla fine. Però Ivan ottima biglia di Ivan Bianchi. Velluto al momento. Tiro di effetto di Marco Merloni, battuta sembra buona, ma alla fine potrebbe aver segnato con la biglia di lancio. Si trova il 10 e il più 17, 47-30, e pallino cortissimo, vediamo se c'è lo strike, così c'è lo strike. 49-30 e pallino appena sotto il birillo laterale, quindi guerra aperta dichiarata, l'altro nella semifinale, entrambi i giocatori vogliono un pallino corto, a meno che quello di Bardoli non sia. Tre sponde di Forlimbergi, tipo di bocciata, sembra larga, passa vicino, attenzione che la sponda potrebbe anche non segnare, infatti così è, sponda alta, non segna. Si torna a tirare per Roberto Forlimbergi, attenzione. Attenzione a non far prendere la buca. Angolo zero. Angolo zero, quindi, però stavolta anche giustamente perde forza la palla, quindi segna, ma la palla che resta alta. Intanto ottimo tiro di Merloni. Perfetto. Sfiora la bianca alta d'ingresso e arriva proprio di precisione assoluta sul pallino. Stesso tiro. Ma bisogna averla misurissima, attenzione. Perché l'ha fatta un pochino più sostenuta. Secondo me la finita. Vediamo se non segna, vediamo, no? Ha segnato, vediamo. Bravissimo. L'ha presa nel punto preciso. Perché c'era il margine di. Era un po' veloce, esatto. Merloni potrebbe arrivare, lui ha un ottimo braccio anche di due sponde a saltare, esatto, perché il rimpallo della bianca porta via, vediamo, una biglia per Marco Merloni, due punti, quindi 12-41. Obbligo fare almeno filotto per restare aggrappato al match. Attenzione al rimpallo. Attenzione. Non paga danno. Palla e forse non segna neanche punti. Quindi. Spegni sto roba. Pallino quindi sicuramente non è buono, Ivan Bianchi. In accosta da sotto. Attenzione, Merloni tenta il big play.
Il calcio della biglia. Tirare. Molto chiuso, ma. Un filo di bianca. Quasi perfetto. Assolutamente troppo, ma. Allora, attenzione che Forlimbergi tira una corta corta rovesciata a pizzicare il pallino e trova un birillo, trova bianco, un birillo bianco. Spettacolare tiro. ...34 Forlimbergi, 49 Gianni Marzoli. Marzoli una biglia in mano, ma gioco tutto vicino Castello. Doveva arrivare un taglio di misura. Attenzione che forse... Errore. Niente, errore di Marzoli, quindi... Punto per Forlimbergi che va in battuta sul 36 a 49. E può tornare in scia l'avversario con un pieno. Intanto Ivan Bianchi va in appoggio su rosso e pallino. Berge, attenzione, 0 con due passate, filotto con la terza, pallino sponda, abbiamo questa volta murato basso. Abbiamo capito da che parte cade il biliardo, vero? Biliardo con zero rientro. Van Bianchi, due palle e andrà a bocciare sul 43-12, quindi attenzione. Che con un pieno si scappa via. Seguiamo questo bocciato, poi andiamo dall'altra partita che al momento è in equilibrio. Tanto qui c'è il 44-12 per Ivan Bianchi, ma saremo pronti a tornare in caso di rientro di Marco Merloni in partita. Di nuovo filotto di prima. C'è un altro pieno di Ivan Bianchi. 8 punti. 52-12. Andiamo da Roberto Forlimbergi. Gianni Marzoli. La situazione è fluida. Ottimo tiro di effetto di Roberto Forlimbergi. Intanto Merloni tenta subito lo schiaffo in bocciata, ma rimpalla nel quadrante basso e punto resta bianco. Gianni Manzoni di taglio a spingere la propria, perfetta. Anche ultima per Roberto Forlimbergi. Sarà obbligato a entrare nel mezzo, ma poi attenzione a aperture veloci. Forse larga e veloce dovrebbe restare il punto bianco, così è. Rimane. E quindi vediamo se Manzoni deciderà di attaccare la rossa in alto. Una biglia per Marzoli che andrà a bocciare sul 51 a 44. Bocciata da Gianni Marzoli, corta anche stavolta, c'è cioè il 10 di seconda passata.
63-44 e il pallino dove possiamo dire lo ama lasciare curvetta, visto che ha giocato anche qui, quindi i ricordi di qualche anno fa. Gianni Marzoli trasponde a risalire. Buona la biglia. Tenta un accosto di misuro. Berto Forlì meglio, ma ho paura che sia larga. E corta. Intanto bellissima palla di Marco Merloni, sempre salto del castello da dentro di misura. Attenzione, lunga corta di Forlimbergi, realizza 4. Intanto Ivan Bianchi continua a bocciare. 2 di seconda passata, sfiora il filotto, quindi 56-12 per Ivan Bianchi. Marzoli va a cercare i 5 di colore per bocciare a 68, così è. Più 20 per Gianni Marzoli. Che con un pieno va in fuga. Invece sull'altro biliardo ancora difficoltà per Marco Merloni. A pallina sponda bassa, va sotto di biglia. Vediamo Marzoli. 2 di prima passata, sfiora il... Mangono tali, due questa volta rientra il biliardo. A 48 un buon più 22, ma attenzione. Stavolta scappa lunga la spinta, infatti il motivo per cui non è venuto... Il pieno va più quello, no? Bocciata più con dito. Sicuramente anche esatto, un po' di effetto col dito che, dato stretto, fa l'effetto di come la stecca. Biglia larga per Marzoli, che attenzione, va sotto di due biglie. Intanto qui c'è l'ultimo Merloni per bocciare questo pallino, vediamo se arriva di misura. Attenzione, un pelo larga, bocciano di nuovo Ivan Bianchi. Brutto segnale per Marco Merloni,
attenzione. 59-12 è una bocciata per Ivan Bianchi, potrebbe veramente cominciare a pensare agli archivi. Filotto di prima. 67-12. Media alta per Ivan Bianchi, ha fatto solo un 2, 3 filotti, 3 10 e 2 10. Ancora schiaffo di Merloni, ma la boccia sembra stretta e quindi perde di nuovo il vantaggio Biglia. Sembra che abbia un pochino alzato bandiera bianca a Merloni. Vediamo il tiro. Dato Forlimbergi sbaglia di nuovo una... capito, devo dire la verità, c'era il tiro di taglio, ma c'era forse qualche tiro più semplice, no? Con due palle di vantaggio secondo me poteva anche cercare un'altra... Adesso è costretto un'altra via. Misura. Ma è molto corto, molto, molto corto. Largo, lascia due biglie all'avversario. Sette, tre, quattro, otto. Brutta giocata per Forlimbergi. E vediamo se Marzoli prende il largo. Scivola. Scivola con piede d'appoggio, pallino largo. Te ne vai? Importante, eh? Riprendiamo il commento, tentativo credo di G, di, no, di sponda biglia, ma viene stretta.
più 25 Marzolli, 73 a 48, mentre nell'altra partita era incolmabile il vantaggio di Ivan Bianchi, 80 a 12. Senza commento questo tiro di Pagliarello. Ma non è il primo, attenzione. Senza voler offendere nessuno, acido lattico in zone alte. Sì. Probabilmente il regalo porta un 10. L'avversario ringrazia. Segna all'85-48. Sponde di pallino libero, corto. 4 punti, ma troppo grave l'errore della mano precedente. 52-85. Obbligatorio andare a punto per Marzolli, visto i più 33. E invece lui... Va per la giugulare, va per il rosso. No, lui prova di vedere se si riesce a mettere. Per adesso. Prova di vedere. Due bianchi. Prova di vedere se riesce a mettere in partita l'avversario che ha perso. Questo è un tiro che non abbiamo capito, soprattutto che non condividiamo, cioè almeno io non condivido, poi non so, credo che da quello che hai detto, credo che tu sia della mia stessa opinione. Sì, perché adesso rischia di prendere un altro tiro pesante. Sono e questo tiro 12 punti, possiamo dire leggermente fortunoso, però è figlio dell'errore di Marzolli di prima. Esatto, quindi non ci si può rammaricare che l'avversario non abbia bevuto, perché il gioco in quella posizione l'hai messo te, quindi non puoi recriminare. Attenzione che abbiamo di nuovo una partita. Non sappiamo di chi è il punto. Direi rosso. Limberti tenta di fare un birillo, che sarebbe anche molto bello. Ricordiamo che peccato era sulla sponda. Però, attenzione, perché 74 con un tiro da 10 si mette per un tiro finale. Sì. E ricordiamo che eravamo più 33 per il
55 a 53, a 52 il tiro pure. Che qualcosa arriva il 10, quello che avevi chiamato, e il 12 è il sorpasso che fino a 5 minuti fa non era assolutamente ipotizzabile. Tanto con nonchalance i van bianchi, pallino libero, 3 sponde e 12, 92 a 38. Un altro di quei tiri che però si può contestare, poteva anche andare solo punto, 80 a 38. È una posizione di partita che poteva anche sbagliare, non cambiare. Sì, ho capito. Troppo. Vediamo. Il 3 sponde, lo vediamo noi, non voi. Noi rimaniamo in questa partita che è in equilibrio per un grave concorso di colpa di Gianni Marzoli. Come Valerio, come spesso accade quando l'avversario ti rimette in partita che sei già quasi condannato a morte, non sbagli più niente. Succede questo nel biliardo, il biliardo è un gioco micidiale. E di contro il giocatore che ha commesso l'errore, Otto Merloni, cerca, va in rottura prolungata. Non ci siamo lontani, attenzione, non ci siamo lontani. 16 66-92. Con questo signore bisogna stare sempre molto attenti, probabilmente a fare quel tiro che hai detto te, guarda cosa sei innescato. Il motivo per cui ti dicevo che si poteva anche non fare era proprio questo. Poi a 3 miglia di vantaggio. Tanto il punto, questo sconosciuto, no? Terzo pallone consecutivo per Follimbergi, che addirittura teoricamente con ha il match ball. Un berillo, 90-85, ma adesso l'inerzia è tutta dalla parte di Follimbergi. Spero dove guarda il pallino. Direi fuori dal castello. Dove vedete. Attenzione però. Siamo proprio sicuri? No. Vediamo. Infatti. No. Guardava, in... proprio, guardava proprio il rosso. Poteva, preso il calcio, poteva è passato di qua. Veramente noi siamo schiacciatissimi dal punto di vista della prospettiva. Tanto Ivan Bianchi ci sarà il pallino a 97.
vedere il match ball di Ivan Bianchi. Con 4 si chiude e si va in finale. E chiude Ivan Bianchi. Vince Ivan Bianchi. Quindi è stratosferica a Bocciara. Che Forlimberghi sta meditando un calcio rovesciato che può sì fargli portare a casa la partita, ma è sempre un tiro che se lo sbagli è perso. Io al posto suo spingerei il pallino su. Anch'io. L'avversario ne ha 85. Sì, esatto. Se Boccia 87 non ci sono i birilli per uscire, anche 88 si può non fare. Sempre fare lo strike. Alla fine si sposta il pallino per andare a calcio, credo. Sì, ma ha fatto, non l'ha neanche toccato, ha fatto un errore di una gravità incredibile. Poco lucidi i due giocatori. Mi riferisco naturalmente alle decisioni da prendere. Questo era un tiro da prima elementare, questo qui, eh? Ho capito, però... E adesso fa un tiro che lascerà la sua biglia sopra sì. Il castello. Vediamo, calcio del pallino, ma... Ecco, la frettata è completa. Ha messo il pallino vicino alle bianche. Punto, adesso è rosso comunque, però... Adesso... Basta affondare quella biglia là a sponda e si saranno gli 8 di colore, giusto? Ma a sponda non credo, bisogna alzarla nella parte sopra del bigliato. Sì, perché questa è decisamente molto alta, quindi hai ragione. Non è facile alzarla però, Ma sai, tanto lui può pensare che con 5 di colore boccia 90. Che non è 88, perché è un birillo di meno, ma il 10 è decisamente più probabile. Vediamo cosa fa Gianni Marzoli. Cerca i 5 di colore. Potrebbero anche già esserci.
attenzione, 98 a 90, il pallino appena sopra l'insieme dei birilli, Forlimbergi dovrà decidere cosa fare. Serve il rosso per uscire. Rimane corto di un cappello, ci sono 4 punti, ma ha veramente la possibilità di uscire. Adesso servono 2 bianchi, corto di 1 millimetro. Forlimbergi deve decidere cosa scegliere, probabilmente tirerà il pallino per continuare a tirare ancora. Il primo è a salve. Secondo tiro. Non è più tempo da amici. Ultima palla. Potrebbe anche fare partita, perché adesso il tiro è diventato abbastanza agevole, ma diciamo che non ci ha convinto tanto le scelte di gioco di Forlimbergi. Ultima biglia del match. Vince Forlimbergi con un rosso incredibile, però, che 85-52, concorso di colpa gravissimo da parte del giocatore abruzzese, che quindi finale Umbro-Marchigiana. Umbro-Marchigiana fra Roberto Forlimbergi.
Bene, entriamo in cronaca finale. Memorial Dario Fantauti, qui da Foligno. Ivan Bianchi, Roberto Forlimbergi che si appresta a bocciare. Fuori Roberto Forlimbergi. Gioco in alto, attenzione. Costo per Ivan Bianchi. Bel tiro, dobbiamo dire, difficile, ma non va a raccogliere nulla. Avrebbe meritato un birillo, bisogna dire la verità. Diciamo che l'obiettivo primario era quello di portare giù il gioco, ha tirato anche bene Roberto Forlimbergi, non è stato ripagato, 0 punti, ma bel tiro. E adesso Ivan Bianchi, che andrà sopra il pallino. Leggermente corta. Sì, c'è lo spazio per entrare. Torna indietro questa biglia, perché sennò rischia di non segnare i bambini. E così è, infatti. E non è neanche, diciamo, non c'è neanche una gran posizione favorevole, no, a questo punto. Perché anche perché muovi il pallino, ma dopo gioca sempre a favore del rosso. Difficilissimo chiudere il gioco, adesso vediamo come si comporterà. Rimane rosso, credo, il punto. Sì. Uno striscino vecchia maniera oppure lunga corta, difficilissimo. Sì, è molto chiuso, è molto vicino al centro del biliardo. Ci vuole una perfezione. Entra poco, era molto difficile entrare nella giusta porzione. 2-0 per Forlimbergi. Filotto, 8 punti, si porta a 10-0. Risponde per Roberto Forlimbergi. Attenzione.
colpisce bene, trova un bianco, 4 punti, 14-0, alza il gioco. Consapevole giustamente del fatto che a far punti bocciata non ci sarebbe mai. No. Va all'attacco di qualche biglie, qui trova un 4. È stato poi quello che l'ha tenuto errore a parte in piedi anche nella semifinale. Esatto. Però ha bocciato meglio che nelle altre partite, perché almeno 3 o 4 piedi li ho visti. Vediamo cosa farà il calcio del pallino rovesciato, direi. No, solo appunto. È sicuramente svantaggio di biglie, ma la mette anche bene. Dobbiamo la mette dire. Perfetta. Ivan Bianchi è perfetto e va a segnare. Adesso vediamo se porterà il pallino vicino alla propria. Certamente sì. E dopo non sarà poi scontato portare a casa il pallino. Vediamo se ha visto delle alternative. Lui sta guardando se c'è l'ingresso per il lunga corta che gli permetterebbe dei punti e anche di tenere il punto. Questo è il tiro. Sembra molto molto difficile questo ingresso. Molto meglio spingere il pallino vicino alla rossa. Fine il tiro che esegue Roberto Follimbiotti è quello che avevamo detto, però non è neanche troppo preciso, cioè la possibilità di andare a uno, ci vuole una misura, è chiaro. Comunque non è per niente semplice neanche adesso. Sì, perché non c'è l'appoggio, giusto? Vuole assolutamente perfetto, anzi non mi meraviglierei se decidesse di fare lo striscio del pallino e portarlo a sponda sotto. Tiro difficilissimo. Infatti questo fa. Infatti ripalla, attenzione. Attenzione. Punto, rimane rosso. Una biglia per Roberto Forlimbergi e terzo pallino consecutivo. Attenzione a non dare spazio a questo giocatore, perché è vero che ha meno birilli nelle mani, ma se boccia lui non boccia. Birillo esterno, quindi altri 2 punti. 18-0. Buona prima, direi, perché assolutamente coperta. Tre sponde per Roberto Forlimbergi. Cambio palla. Attenzione però che il pallino sembra guardare il castello. Ma si va per il punto, stesso tiro per Ivan Bianchi. Che alza il bravissimo Granbiglia. Intanto comunicazione di servizio, la caffetteria della piazza di Castiglione di Cervia vince il titolo regionale per CSB della Serie A2 e invece per la Serie 1 vince il Busecchio. Quindi complimenti delle Serie B e della Serie C, non ne siamo a conoscenza.
Attenzione. Errore da parte di Ivan Bianchi, che deve ancora entrare in partita. Ultima biglia. Si prova di pizzicare la rossa. Mi sembra molto, molto stretta. Infatti così è. Non sappiamo se la biglia è carrozzata vicino al pallino o no. Rimane uno di colore, 20-0, quarto pallino per Forlimberdi. Se il pallino viene avanti, direi di no. 2 punti, 22-0, ancora al palo di Ivan Bianchi. Molto larga di Roberto Forlimberdi, passa senza toccare nulla, terza in arrivo. Ritenterà lo stesso tiro, sperando di angolare un po' di più. Non ce ne sono altre. Forse stavolta troppo. Direi proprio di sì, vediamo. È veramente il giro, si è visto proprio come ha effettuato il lancio. Punto bianco, Ivan Bianchi proverà a spostare questa rossa sopra il castello, sì, per attaccarla, ma per tentare il calcio in due riprese. Prima la sposta. No, attenzione che forse fa un tiro diretto. Devo dire che non mi convincono questi tiri. Neanche a me. Adesso c'è un lunga corta, ma è molto più difficile di quello che poteva sembrare. L'importante è che se passa liscio non vada a colpire la rossa che è sopra la bianca, sì, che tiene il punto. La spinta che devi dare molto minore. Ma se passi liscio arrivi a sponda. Vediamo, non passa liscio, però entra troppo. Alla fine una biglia, direi che questa è un'occasione buttata via dai Ivan Bianchi. Poteva gestirla meglio, secondo me. Secondo me quando la palla è molto difficile, il primo tiro deve essere da... di posizionamento sicuramente. Questo poi non dà per scontato che il tiro dopo realizzi, sia ben chiaro, però ti porta una percentuale. Esatto. Comunque bocciata per Ivan Bianchi, la prima della finale. Rimpalla, questo sia il primo rimpallo di oggi, forse anche da tutta la settimana, mi sa anche a me. 22-2. Roberto Forlimberdi, prima
da rivedere, per usare un eufemismo. Adesso Ivan Bianchi con una lunga corsa ha la possibilità di atterrare vicino al pallino e mettere un po' di pressione al suo avversario. Discreta, c'è ancora lo spazio per entrare. Però. Sì. Un due sponde tradizionale. Sì. Vediamo. Molto buona questa biglia. Va d'effetto a cercare il pallino, credo. Per parificarsi con la bianca e mandare via la rossa, vediamo. Voilà. Bravissimo. Grande tiro di Bianca. Ricordiamo che stiamo parlando di un giocatore di livello assolutamente altissimo. Sì, magari non lo vediamo tanto nelle gare, perché lui si astiene, però ogni tanto diciamo che si scrive. Diciamo che può capitare che arrivi anche in fondo, perché le doti balistiche ci sono, il talento anche. Non segna Roberto Forlimbergi. Prova lo stesso tiro, vediamo se si muoverà il pallino, andrà vicino alla rossa, direi di sì. E non è neanche semplicissimo riconquistare no. Questo punto. Ci vogliono i giri giusti. Giocherà credo sulla sua. Però... sì, lunga corta. Stretta, ma alla fine segna forse con due, no, una biglia sola, però bella biglia dobbiamo dire che non era assolutamente sì, no, poi è importante perché non puoi permettere al tuo avversario di prendere ulteriore margine. Esatto, secondo pallino consecutivo per Ivan Bianchi. Stavolta c'entra il pieno del cartello. Ci sono 10 con 10 e ritorna in scia all'avversario. Non perfetto nella prima biglia è un problema. Ne approfitta subito il suo avversario con una palla perfetta. Attenzione a essere stretti, ci sembra molto stretto questa biglia. Sì, assolutamente. Buona biglia, ma permette al suo avversario con lunga corta di riconquistare il punto, vediamo.
Ecco qua. Ancora una biglia praticamente perfetta. Ha registrato i tiri Ivan Bianchi. Questa è una biglia stretta. Probabilmente proverai tre di colore. Cinque 19 se dà la possibilità del sorpasso per il suo avversario. Ivan Bianchi. E c'è un rovescio che potrebbe dare punti importanti, vediamo. Andata bene, Inverino. Solo due, 22-21. Tre sponde per Roberto Forlimbergi. Buona questa volta. L'avversario può solo cercare di scalzare la biglia rossa. Con un trasfondo. Sotto il pallino. Dovrebbe aver fatto il punto. Sponde per Ivan Bianchi, preciso. Sta arrivando il giocatore marchigiano. Smezza la biglia e dovrebbe aver segnato Roberto Forlimbergi. Ultima per Ivan Bianchi, che è anche in una situazione... Sì, non tanto vantaggiosa, no. La posizione è nettamente a favore del giocatore di Perù. Sì, perché ha due biglie in basso. Deve provare ad arrivare dalla posizione bassa, comunque. Andare sotto il pallino, vediamo. E infatti lo stesso tiro... Questo è il tiro che deve fare, esegue. Poi soprattutto deve stare corto, non deve arrivare oltre. Direi che meglio non poteva tirarla, forse leggermente lunga, vero Valerio? Adesso il tiro... Sta sotto il pallino, adesso, però che adesso è spingere. Sì, però bisogna stare attenti che non sbagliare sullo stretto dei due. Ecco, sta mimando Forlimbergi, il pallino non deve muoversi, perché sennò difficilmente conti. Bisogna vedere la bianca sotto com'è posizionata nella diagonale, nel triangolo, scusa. Perché la mia idea è che se va troppo verso sponda lunga dall'altra parte potrebbe essere bianco, infatti ci sta pensando al Forlimbergi. Meno semplice di quello che può sembrare. Lo
fine va di precisione e segna due biglie. 25 a 21. Ha scelto il tiro più difficile, l'ha effettuato in maniera perfetta. Rovescia Roberto Forlimbergi, partita lunga, almeno già 7-8 mani direi. 5 palline Forlimbergi, 2 Ivan. Non 3 Ivan Bianchi. Sì. Un rimpallo, un rovescio e un 10. Un rimpallo, un rovescio e un 10, sì. 5-3. Che va con il trasponde sulla biglia libera Roberto Forlimbergi, cercando di recuperare quello che non riesce a fare con la bocciata, entra troppo, segna comunque. Vediamo, Ivan Bianchi penso affonderà la biglia rossa. Tiro obbligato direi. Tocca il pallino. Non bisognava certamente toccare, no, il pallino. Assolutamente, il pallino non c'entrava nulla con le sue intenzioni. Ultima biglia adesso per Roberto Forlimbergi, credo che al di là della misura non ci sia altro, bisogna venire due sponde lì a prenderlo. Biglia precisa, due punti per lui più 6, 27 a 21. Progressiva possiamo dire, però il brigato non ne vuole sapere di per cui entrare. due punti e gioco sotto i birilli più 8, 29 a 21. Questo si chiama invito a cena con delitto. Credo che alla fine andrà appunto Forlimbergi. Contro ogni pronostico. Erano veramente belle, appaiate. Ma sai, il problema è che da qui ci sembrano così, ma in realtà da là bisogna vedere. Ecco, questo è un invito. Perché non c'è niente da fare. Quando tu fai un errore, Gesù ti punisce. Questo è sbagliatissimo. Attenzione. Di Ivan Bianchi. Paga 4 di seconda passata. Benissimo. Sì, non ha dato assolutamente taglio. Adesso è costretto a riprovarci e soprattutto a prenderci. Vediamo. Stavolta ancora peggio. Senza parole, due disastri clamorosi. Come le barzellette del Corriere dei Piccoli, senza parole.
possiamo dire che la difesa di un giocatore come Ivan Bianchi comincerà a essere stanco anche lui, tante partite in fila. Io mi ricordo solo una cosa, Valerio, l'anno scorso, ai campionati italiani di prima, quando perse per andare nei 4, mi pare da Curella, ma non vorrei dire una blasfemità, mi pare da Curella, mi dice non ce la facevo più. Attenzione che si rifà però e trova 12 punti di ottima fattura, ma sono 3 i punti di colore. E il nuovo punteggio è 40-33, ancora chiusa la partita, molto stretta. Però attenzione che possa dare dei pallini a Forlimbergi, si rischia poi di prenderlo il filotto. Questo credo sia il settimo. Ed eccolo il filotto che tu hai chiamato. ...48-33. Largo, buono l'invergi e rimane malissimo. Vediamo se deciderà di portare il pallino verso il basso o di attaccarlo verso l'alto. Verso il basso sarà un missile terra-aria da parte di Ivan Bianchi. Punto rimane rosso. Bravo Ivan Bianchi. 35-48. Zero con incrocio, ma il pallino raggiunge comunque la parte bassa del biliardo. Polveri bagnate per Ivan Bianchi.
naturalmente ho una mezza idea ai ben bianchi, anche perché un po' innervosito dalle scarse percentuali a bocciare, un lancio di palla difficile, molto larga. Vigliati, ripetiamo che non aiutano questo tiro, no? Non vengono avanti per aiutarti, anzi, tendono. Però è andato bene, ha alzato il pallino, ha riconquistato il punto. C'è un liscio clamoroso, paga 8. Posso dire che Bianchi è molto stanco, questo è un errore che non mi sarei mai aspettato. Riprova, stavolta alza il pallino, scusate, Bianchi assolutamente. Ciao Gianni, ciao, grazie. Calcio entra troppo. Cinque ad alzare la bianca, che non servono neanche pochi secondo me. Non so cosa ne pensi Valerio. Vista anche se ci sono i cinque li fa sicuro. L'oratore è contento di fare 3. Attenzione, così forse uno bianco. Una biglia rossa per disgrazia. Un brivido. Un'altra di quelle scelte che onestamente mi lasciano perplesso, non so se... Mi sembrava che fosse elementare a tirare via la bianca per i 5, ma magari non era neanche su, non so. Ma qua sembrava abbondantemente in alto. Trova il filotto Forlimbergi e 6-6-3-5 il più 31. Invito a cena di Roberto Forlimbergi, attenzione che prima o poi Ivan Bianchi potrebbe anche prenderlo questo tiro, eh? Non è questo il caso. Mi sembra che abbia un po' mollato il giocatore. Spento Ivan Bianchi, sì. Molto spento in questa finale. È nella condizione che non vede l'ora di finire. Secondo me è già negli spogliatoi. Una domanda, il fatto di non essere tanto abituato a fare gare, diciamo così, a striscia, no? Cioè andare a giocare più partite in un giorno, può influire sulla... Le gare le fa tutte Ivan Bianchi adesso, è che purtroppo... Alle interne, perché Carla è prima mai visto.
raggi, pallino libero. 8 punti. 8 punti, 7, 4, 3, 5. Altra biglia per lui. Prende il largo. Altro. Penso che farà lunga corta, ha la possibilità di portare il pallino nei 5 di colore. Va sul pallino e trova altri 8, credo. No, 4, 5, 9 e siamo 83, 35. Un berillo e 5 di colore, 9, 83 a 35. Forse 12, 95, 35. Telefoniamo in pizzeria, Valerio. È finito ormai. Naturalmente, scusa se lo rimarco, ma venire fuori dalla partita contro Gianni Marzoli, in cui praticamente possiamo dire che aveva più perso che vinto. Sì, sì. No, aveva più perso che vinto, ma... Questo ti dà stimolo per giocare bene, sì, la partita dopo. E poi dopo magari... Sembra anche un segnale. Segnale del destino, volevo per arrivare lì. Poi naturalmente non ha sbagliato meno di Ivan Bianchi, che non è pervenuto in questa partita, dobbiamo dirlo. Ma i cali fisici, ripeto, ci stanno assolutamente. Capito già qualcosa all'inizio quando Roberto Forlimbergi ha bocciato 4 pallini consecutivi. C'era già stato un segnale di allarme, no? Purtroppo io ambiente stanco. Si vede chiaramente, si appoggiava alla mensola. Quando uno si appoggia sa che è stanco. Vuol dire che la benzina è finita. Non vuole far rientrare in partita l'avversario, tutto a lasso, al massimo prendere gli 8 di colore, 10 a bocciare. Credo proprio di no, perché proverà. Sì, penso, perché non gli servono. Penso che sponda lunga corta qua. Sì, più. Sì, infatti va proprio. Però intanto non è sul castello la biglia, è già un po' più difficile. E niente da fare. Due biglie. 95 il suo avversario. Dolce, corta. 10 punti, 47. Pallino appena sotto l'insieme dei birilli o appena sopra. Direi forse, sul rosso. Forse al posto del rosso, vediamo. No, il rosso ci sta. No, ci stanno tutti. Forse non ci sta un bianco. Il bianco di coda. Il rosso è libero. Andrà in copertura Roberto Forlimbergi, credo almeno. Vediamo comunque. Sembrerebbe proprio così, no? Sì. Certo. E non si può fare altrimenti. Sì. Devi coprire lì, gli avversari e portare, perfetto, a casa il pallino. Esatto.
non serve tiri per l'applauso del pubblico. No, l'importante è non prendere punti dell'avversario. Poi se l'avversario e se li fa se li deve guadagnare, adesso esatto, è da un tiro difficile questo. Il tiro che Angelo Corbetta fece contro Valentino Cristofori più o meno ai campionati italiani di un paio di settimane fa, e infatti c'è il rosso. Seguici. Analogo, no? Forse però è ancora più difficile. E adesso, il bianco. Adesso come vedi sono dolori. Sì, perché il rosso è sulla sponda, credo. No, c'è il rosso. Tanto 63. La situazione di gioco sicuramente non favorevole a Forlimbergi. Va subito mai stretta. Attenzione che paga un birillo anche forse. No, ci va vicino, ma non segna e terrà la terza. Ci riprova. Attenzione a essere larghi. E arriva proprio sul largo, attenzione. Paga un birillo, 67 van bianchi, che non ha fatto praticamente niente a parte il rosso del 10. E si trova praticamente in una partita che si può ancora portare a casa, perché adesso intanto Forlimbergi tira l'ultima. Io la tirerei sul pavimento. Sì, perché bevi matematico tirare dal gioco. Al massimo per prendere 5, invece non la tira sul pavimento. Stretta. Paga un birillo forse, vediamo. Assolutamente sì. Sono 8 punti regalati. Attenzione perché può succedere di tutto adesso. E Bianchi lo sa. Calcio della biglia rossa, attenzione, non trova nulla, ed era un birillo importante questo, perché poteva portare... Questo tiro andava fatto a tutto braccio la velocità della luce, perché tu avevi già perso mezz'ora fa, hai l'occasione di vincere, non te la puoi lasciare buttare via così. Io vado a calcio a tutto braccio, se ci prende il castello va nel biliardo di fianco. Si misura perché è il punto, direi, Però direi che la biglia rossa è in alto. Giusto? Possiamo dire che c'è un arbitro eccezionale, Valerio Cardone. Sì. Soprattutto il nome è molto importante. La biglia giù, perché sennò non sarebbe così arrabbiato. Via, ha buttato via un'occasione. Adesso il tiro per prendere il punto è tutt'altro che agevole, attenzione. Sì.
Ma di taglio Ivan Bianchi, attenzione. Mamma mia. Un birillo, ma lascia il punto, quindi 75-97. Senza commento anche questo. Sì. I giocatori sono veramente tanto stanchi. Matchball Roberto Follimbergi, bisogna di 4 per chiuderla. Vediamo. C'è il brillo di sotto e il 4 che chiude la partita. Vince Roberto Follimbergi con qualche patema d'animo di troppo. Adesso proveremo di andarlo a sentire. Siamo in diretta. L'impressione è che hai finito la benzina nella finale. Un po' come è capitato l'anno scorso a Imola, dove avevi giocato il giorno la domenica mattina e dopo due partite in finale, non so, confermi? Sì, ormai sbagliavo molto e dopo... Nonostante tutto hai avuto quell'occasione lì? Sì, ho fatto errori grossolani. Niente da dire. Ho bocciato anche male perché rimpallo rovesciato e un filotto... Credo che non l'hai fatto, credo, negli ultimi 6-7 mesi. Sì, sì, è vero, è vero. Purtroppo è così, le gare sono lunghe, è difficile stare sempre a posto fisicamente e infatti l'ho pagata, però ci sta, normale. Ho fatto meglio. Comunque dai, secondo... Sono buoni come i primi secondi, dicevano quelli che cucinavano. Bravo Ivan Bianchi. Il vincitore Roberto Follimbergi. Allora io devo naturalmente subito fare l'avvocato del diavolo perché mi pagano per questo. Sull'85-52 per Gianni Marzoli, prima che lui tirasse quel tiro che ha bevuto 8, cosa hai pensato? Lì per lì ho pensato fosse matto, nel senso penso era l'unica possibilità per... Sì, perché la mia convinzione da là, naturalmente, dalla poltrona, è che se lui l'avesse buttata nel ripostiglio là, tu avessi perso. No, beh, esattamente. Io poi venivo da due errori grossolani, quindi diciamo anche psicologicamente, oltre a stare sotto di 30 punti, ero messo male, diciamo, se lui non faceva, tra virgolette, quel regalo. Poi sono magari stato anche bravo, per carità, però sì, se non fa quella scelta lì, probabilmente la partita è... Quella lì è persa, diciamo, dai. Allora, qui è vento in poppa, sfruttando il calo fisico, l'ha detto lui, di Ivan Bianchi, però hai sofferto alla fine, perché qualche scelta sbagliata anche tu, ha un po' di debito d'ossigeno anche per te. Sì, beh, diciamo, eravamo stanchi tutti e due, dai, non è stata una finale bellissima, penso, abbiamo fatto molti errori. Ci sta, perché allora era la quarta partita di oggi, no? Per tutte e due. Non so se tu hai fatto il girone nei giorni passati, sì. Sì, l'avevo fatto i giorni passati. No, beh, dai, il caldo e tutto, è stata una... Sì, questa è una sala che è abbastanza calda, attenzione, quindi non depone a vostro favore. No, dai, anche lui ha sbagliato tante bocce. Ah, scusa, depone a vostro favore. Io tantissime... Dai, è stata così, una finale strana, penso che alla fine ho meritato perché forse ho giocato un pochino...
meglio, però anche gli episodi, anche l'ultima palla lì, ho fatto un errore grossolano, gliel'ho messa sotto al castello, certo. E addirittura ci ho preso attorno. Hai rischiato di non segnare la mano prima, che c'era un 5 quasi, ma quasi elementare, ripeto, sempre dalla postazione di commento. Sì, no, il punto là era facile, però sì, io tiravo i 5, ho preso solo... Al tempo avevi 50 di vantaggio, quindi si poteva anche sì, fare. Sì, sì, al tempo, poi adesso col senno di poi... No, dai, era... Vabbè, intanto l'importante è essere arrivato uno, no? Come diceva. Sì, sì, no, sono felice. Dai, la finale, pazienza, non è stata bellissima, ma era... Ci rifaremo, ci rifarommolo, eccetera, eccetera, eccetera. Bravo Roberto Follimbergi. Bene, noi chiudiamo. Chi? Ah, dov'è? Valerio Cardone, l'organizzatore. Venga qui, subito, è un ordine. Pensavo fosse già andato via io. Allora, è la prima edizione di questo Memorial? No, la seconda, ma abbiamo fatto una pausa di 4 anni. Sì, come le Olimpiadi, uguale. Come le Olimpiadi, sì. Come i mondiali, faremo... Bilancio? Bilancio, dai, positivo. 14 gironi, ricordiamo. Sì, 14 gironi, ma tante, tante gare, purtroppo, regionali in Emilia Romagna, che hanno lasciato a casa tanti giocatori, e i playoff nelle Marche, quindi diciamo una settimana un po' così, ma comunque, dai. Anche le festività, col 25 aprile e 1 maggio, mettiamoci anche quello. No, comunque è andata, dai, è andata bene. E prossimo anno previsioni e voglia di migliorare naturalmente? Lo rifaremo sicuramente meglio, questo l'abbiamo fatto un po' di corsa, ma comunque dai, è andato bene. Te che dici? Sì, sì, poi io qui la seconda volta, ecco l'unica cosa che posso dire, la sala è un po' calda, ma non ci si può fare niente, purtroppo quando sei di sotto il rischio nei primi caldi è quello lì, quello di soffrire molto il caldo. E anche il periodo. Comunque grazie. Grazie. Complimenti per l'organizzazione, arrivederci spero il prossimo anno. Bene, noi chiudiamo qui con la vittoria di... Sì, ricordando Dario Fantauti che non ho avuto la fortuna di conoscere, ma tutti mi hanno detto grande giocatore, grande uomo, quindi onore al merito. Bene, noi chiudiamo qui, prossima settimana corta, perché solo venerdì ci sarà il primo impegno di diretta streaming, con la finale d'andata del campionato di uno delle Marche fra Officina Caffè e Iron Bar da Lido di Fermo, dalla Pacciofila San Michele. Una buona sera da Foligno, alla prossima.